Mai più morti sul lavoro, è questo il titolo della manifestazione organizzata dalla UIL questa mattina a Teramo. L'evento è parte della campagna nazionale di sensibilizzazione della Confederazione Sindacale sul tema della sicurezza. 158 bare, quanto il numero dei caduti sul lavoro dal 2020 allo scorso mese di agosto, sono state esposte in Piazza Martiri della Libertà. Noi abbiamo messo qui nella piazza 158 bare che sono purtroppo lavoratori morti dal 2020 ad agosto di quest'anno, che ci hanno rimesso la vita andando a lavorare. È un impatto forte ovviamente che la UIL vuole dare per ricordare che al di là dei numeri che molte volte vengono dati e che sono freddi, dietro a quei numeri ci sono delle vite che per il lavoro perdono la propria vita o vengono infortunati in modo grave. Quindi è un momento di riflessione, lo faremo con presenze importanti in piazza, dal procuratore capo della Repubblica di Teramo, con il sindaco, con il prefetto, con il nostro segretario nazionale Emanuele Ronzoni. È un momento di riflessione per rimettere sempre al centro un tema che deve tornare a essere centrale nel Paese, il tema della sicurezza sul lavoro. Come recitato dai numeri, negli ultimi anni le morti bianche hanno invaso troppo spesso le pagine di cronaca. Tanto è l'impegno che i sindacati stanno mettendo in campo, ma non basta. Bisogna cercare di fare di più e fare della sicurezza la priorità assoluta. Sì, queste 158 bare debbono parlare alla coscienza di tutti noi, di chi ci amministra, della politica, di chi deve decidere. Queste bare rappresentano 158 famiglie che hanno sofferto e che non vedono più i loro cari nelle loro case. Gente che è uscita la mattina per andare a lavorare, donne e uomini, e non hanno fatto ritorno. Per questo stiamo chiedendo al governo di affrontare questa che per noi è un'emergenza nazionale attraverso dei provvedimenti molto concreti. Più sicurezza sui posti di lavoro, le leggi ci sono, vanno rispettate. Bisogna aumentare gli ispettori, sono troppo pochi e non ce la fanno a fare le ispezioni. Bisogna rendere pubbliche le aziende che non rispettano la normativa e non dare la possibilità a queste aziende di accedere a finanziamenti pubblici. Abbiamo chiesto di istituire una procura speciale perché molti di queste morti sono causate a causa delle inefficienze, delle superficialità di molti datori di lavoro che non rispettano le normative, che non fanno i controlli e le verifiche sui macchinari. E allora per questo abbiamo chiesto di istituire una procura speciale, perché consideriamo molti di queste morti dei veri e propri omicidi ed è per questo che qualcuno deve rispondere. Il governo al momento ci sembra un po' disattento, non hanno intrapreso provvedimenti adeguati ed è per questo che noi continuiamo ad andare in giro per l'Italia. Oggi siamo in Abruzzo, stiamo facendo un giro di tutta l'Italia perché questa strage deve finire al più presto.